Cari amici, eccoci qua. Oggi affrontiamo un tema molto scabroso attraverso la lettura di interviste, di articoli e di documentazione varia che Giorgio oggi ci commenterà dall'alto della sua competenza. Prego. Allora, diciamo subito che noi su questo argomento, cioè quello dell'espianto da vivo, abbiamo già speso parecchie parole, ci siamo sempre impegnati anche in prima persona nell'ambito di convegni, congressi e quant'altro. Quindi questo è tutto un discorso che noi stiamo sviluppando da circa una ventina d'anni, quando si incominciò a profilare l'affare, questo grosso affare. Perché noi diciamo che ci siamo impegnati? Perché siccome conosciamo molto bene che cosa è celato dietro la sanità e che giro d'affari è celato, sappiamo perfettamente che ogni volta che sentiamo puzza di quattrini, capiamo che dietro c'è la truffa. Ma la truffa nel suo aspetto più criminale. Questo, ad esempio, è un libro che illustra le porcate che si fanno nell'ambito della sanità. E se è il caso leggeremo qualcosa, però adesso quello che a noi interessa adesso è leggere questo articolo della nota giornalista investigativa Rita Pennarola che è stato pubblicato sulla Voce delle Voci. È del dicembre 2012. Questo articolo non ha ovviamente sollevato echi di sorta in questo paese di morti di sonno. Beh, questo è, diciamo, emblematico di un modo di agire, perché, ad esempio, per fare il parallelo fra noi e il misconosciuto Matteo Cerasuolo, noi abbiamo presentato, io personalmente, 1197 denunce e querele. Assieme abbiamo presentato, solo per ricordare quante ne abbiamo fatte, 16 denunce per alto tradimento e a seguire altri articoli del codice penale. E nessuno dei magistrati incaricati delle indagini si è mai degnato di contattarci o neppure i denunciati che noi denunciamo pubblicamente sui giornali quotidiani Esattamente, e perché su tutte le riviste e ripetiamolo. tutte le occasioni pubbliche che noi abbiamo di sputtanare questi signori, si è mai, diciamo, scriteriatamente impegnato in una A dimostrare il contesa contrario. conflitto di, Esattamente. conflittuale contro di noi per, denunciandoci per Esattamente, diffamazione o calunnia. Mentre questo improvvido Matteo Cerasuolo, poverino, come ha detto là, se lo l'hanno sono incastrato. pappato. Allora, è anche una questione di chi si spaventa di più e di meno. Cioè, bravo, i ruoli nella geopolitica e nei rapporti umani è sempre quello. Chi riesce a spaventare prima e di più l'avversario? Esattamente. Allora, stai attento a non coprire il microfono lì, eh? No, perfetto. Ecco. Allora, veniamo a questo discorso. Questo è un discorso di una tale gravità che adesso leggiamo, sono costretto a leggere un bel pezzo di questo articolo. È bene che i nostri amici se ne rendano conto, perché qui c'è di tutto e di più. Si chiama The Undead. È il libro del giornalista scientifico Dick Teresi, a lungo direttore del prestigioso Digest, che sta mettendo sottosopra le certezze degli americani in fatto di morte cerebrale ed espianti di organi. Soffocato in Italia dalla solita cortina di silenzio, il volume ha trovato ampio risalto nella grande stampa statunitense. Ecco in esclusiva cosa rivela. Allora, qui già dice che ovviamente qui in Italia è tutto sotto silenzio, perché devono anche coprire i ministri, perché quelli masnada di La signora delinquenti Pindi. che hanno avuto il coraggio morale, la sfacciataggine e lo schifo di andare a dire in giro che questo foglietto di carta abbia un qualsiasi valore giuridico, questi sono un ammasso di delinquenti allo stato puro che possono sopravvivere solo in un paese cattolico, perché la Rosy Bindi, definita in maniera molto chiara, più bella che intelligente,
da un grande e un insolito Sgarbi, la Rosy Bindi è responsabile di questo massacro. Allora, noi è inutile che ne parliamo perché è un personaggio talmente insignificante, talmente schifoso, noi non lo prendiamo in nessuna una marionetta, un pupo nelle mani, come pupo della massoneria. Esattamente. Pupo è massone dichiarato amico dei Savoia. Esattamente. No? Tant'è Emanuele Filiberto, tant'è eccetera eccetera. È naturale. E noi oggi in televisione ci capiamo, come si dice, me capo a Roma, no? Sì. Nel senso che ci dobbiamo subire gentuccola di quel genere. Cioè tutti quelli che ormai stanno in televisione sono parte del regime. Esattamente, esattamente. Allora, ma gli scapitano anche a loro, perché potrebbe capitare anche a loro di avere uno strano embolo, capito? E di trovarsi espiantati e senza sé e senza ma. Allora, la resurrezione forse esiste. L'ultimo caso, ma solo in ordine di tempo, si è verificato domenica 8 ottobre del 2012 in un treno regionale partito da Roma. Luigi, un giovane di 26 anni, si è improvvisamente accasciato, colto da malore. Il convoglio è stato fermato a Ciampino, dove era nel frattempo sopraggiunta l'ambulanza del 118 ad attenderlo. Sono trascorsi 45 lunghissimi minuti nei quali il cuore dell'uomo non batteva più. Era fermo, hanno detto i sanitari, che prestavano i primi soccorsi. Dopo numerosi massaggi cardiaci, il battito è ripreso ed ora il giovane è ricoverato in gravi condizioni. Tecnicamente, per i medici, si è trattato di un caso di resurrezione, benché chiamato ad interpretare il fenomeno un luminare della Cattolica, affermi che probabilmente il battito non doveva essere mai cessato del tutto, ma poteva aver subito un rallentamento estremo. Talmente estremo, commenta la giornalista, da risultare impercettibile a qualsiasi moderna apparecchiatura di controllo. D'una chiarezza esasperante. Non sappiamo ad oggi se saranno compiuti e resi noti ulteriori approfondimenti sulla vicenda, ma nel nostro paese questo accade assai di rado, perché simili situazioni rischiano di mettere in discussione quanto la maggior parte della classe medica ritiene pacificamente acquisito in materia di fine vita e di riaprire il dibattito sul momento esatto della morte, trascinandosi dietro la possibilità di rivedere alla luce delle più moderne acquisizioni anche la normativa che consente il prelievo di organi a scopo di trapianto. Qui ci fermiamo un momento perché dobbiamo dire che un trapianto costa allo Stato, a tutti noi, svariati miliardini. E questa è la ragione per cui fanno i trapianti. Se si trattasse soltanto di favorire questo o quel potente, non credo che l'avrebbero mai previsto. Invece, siccome si tratta di incassare soldi per gli ospedali che hanno messo l'impiantistica per i trapianti, e siccome l'organo è gratuito, perché anche lì ci sta tutta una sequenza di normative internazionali che risalgono a una normativa che proviene dagli Stati Uniti, sui quali è meglio che al momento non ci soffermiamo. Mettiamoci un velo pietoso. Sì, no, non ci soffermiamo semplicemente perché ne abbiamo detto molte volte. Qui noi partiamo da un'altra considerazione, dobbiamo far vedere altre cose. Tutto quello che noi abbiamo detto si è riscontrato come vero. Noi abbiamo previsto che questi assassini fossero degli assassini a scopo di lucro e come tali si stanno comportando e si sono comportati. E tutti gli altri sono complici. Chiunque non ne parla, chiunque non dice niente, a cominciare dai ministri della sanità che mettono in giro queste cazzate, queste porcate, facendo credere che si tratta di un documento valido, no? Come se chiunque potesse riempire quello che vuole, tant'è vero che in certi reparti degli ospedali italiani, dove appunto si pratica
la trasmigrazione dei corpi, organi, di parti di corpi, questi qui abbondano perché lo fanno falso. Così semplice. Qui non c'è nessun documento. E ricordatevi che c'è una norma della Costituzione che parla di consenso informato. Quindi se tu dai questo consenso, dovresti essere informato a che cosa vai dai incontro. Il consenso, anche se scrivi questa cartolina che non serve a niente, perché no, la perché prima cosa che scompare una volta documenti. Che c'è la tua firma, quella diventa un documento. Sì, però scompare dai tuoi documenti. Io ad esempio lo faccio vedere, lo tengo sempre nella carta d'identità, inserito nella carta d'identità, ben sapendo che qualora mi volessero fare il trapianto, questa carta d'identità scompare. A me è capitato più di una volta di assistere a certe morti che arrivavano quando ero ai pronti soccorsi dell'ospedale, e vedi caso erano sempre persone senza documenti e molto spesso senza soldi. Capito? Abbiamo chiarito bene come stanno le cose. Andiamo avanti. E tutto ciò proprio mentre in queste settimane la TV nazionali trasmettono la campagna del Ministero della Salute per favorire la donazione di organi. Il giro dei soldi è quello. Poiché le voci che si levano in Italia dalla comunità scientifica per riaprire questo incandescente capitolo, l'ultimo esponente, ah no scusate, devo correggere, poche le voci che si levano in Italia dalla comunità scientifica per riaprire questo incandescente capitolo, e te pareva? L'ultimo esponente autorevole era stato il chirurgo e senatore del PD, Ignazio Marino, una volta tanto che ha fatto qualcosa di buono, certo. Che durante il Festival della Salute attuale, di Careggio, attuale sindaco di Roma. Attuale, certo. Vediamo che cosa farà per bloccare il trapianto di organi da persona vivente, no? Chirurgo e senatore Ignazio Marino, che durante il Festival della Salute di Viareggio nel 2009, quindi 4 anni fa, aveva sottoscritto un documento in tal senso insieme a colleghi di diverse nazionalità. Forse si trovava lì per caso, i colleghi gli hanno chiesto di scrivere, dice vabbè, se guardate... Conviene, conviene. Conviene firmare. Cui aveva fatto seguito una lettera rivolta ai centri di riferimento da Alessandro Nanni Costa, direttore del Centro Nazionale Trapianti, in cui veniva ribadita la validità dei criteri adottati. Da allora quasi più nulla. Allora, i criteri adottati sono quelli di prendere in considerazione un'apparecchiatura dell'Ottocento, l'elettroencefalogramma. Se questi signori fossero onesti, dovrebbero adottare altri sistemi più moderni. Più moderni, come dimostrato in questo testo, che viene niente un po' di meno dal caro Advanced Brain Spectrum Methodological and Human Investigations, Marco Pagani. Questo qui è un testo che ti fa vedere come si può ampiamente elaborare dei concetti attraverso la PET, Positron Emission Tomography, in cui si vede tranquillamente l'attività cerebrale. Allora, qui c'è scritto anche, questo è un testo importantissimo perché ha ricevuto un importante premio internazionale. Ricordiamo che dove è stato elaborato questo testo, che è il Karolinska Institute, quello che dà praticamente il premio Nobel in Svezia per quanto riguarda la medicina. Questo è l'autore, è un italiano. Va bene. Qui è possibile dimostrare attraverso questo sistema che cellule cerebrali, adesso non faccio vedere il capitolo che non mi interessa, che cellule cerebrali sono vive,
anche laddove si dice che l'elettroencefalogramma è piatto. Ok? O che dopo 3 minuti di... Fare 3 minuti, no. Fare dopo 20 secondi. Sì, eh? E lo leggiamo. Allora, ne abbiamo detto anche questo. Questo è una sostanziale disonestà. Perché tu, di fronte a un'eventuale morte, devi avere il minimo, no, di serietà e di onestà intellettuale e culturale e morale, oltretutto, no? Il principio di precauzione. Lo vuoi nel caso in cui vai a spiantare... Una mentalità laica. Non vuoi andare a spiantare un vivo. Cioè, che si dice, oh, ti ha operato, aveva la gamba rotta, mi sono sbagliato, lo potevo riparare senza operarti. Ma sì, questa è una cosa, ma qui questi qui espiantano dei personaggi che sono completamente vivi. Drammatico. Lo ripetiamo, l'abbiamo detto tante volte. Andiamo avanti. Beh, d'altra parte rapiscono i bambini per espiantare gli organi. Lo so, appunto. più intenzionale di quello, sì, penso certamente. Che c'è poco da però dire. In quel caso, cioè, lì c'è una criminalità intenzionale, cioè degli assassini dichiarati e finisce lì. C'è un approccio anche di responsabilità, di onesta responsabilità, di approccio di responsabilità diretta, no? Di, sì, di consapevolezza del proprio ruolo di delinquente. Ma qui invece vogliono sembrare persone per bene. Vogliono sembrare persone per bene che fanno il bene dei poverini che devono essere curati, no, quegli altri che devono essere curati. Ricordiamo sempre che il buon Barnard, il primo che ha fatto il trapianto di organo, l'ha fatto per un bianco del Sudafrica. Ma a sfavore di un negro. Appunto, l'espiantato era un negro, non si saprà mai chi era vivo o se era morto. Ma neanche chi era, ovviamente. No, appunto. Sudafrica. Chi pretendi? Era 69, 70? Sì, forse anche 68. 68, sì, poi forse, sì. Forse anche nel 67. Sì, sì. Andiamo avanti. Diversamente da noi, in altri paesi, soprattutto Gran Bretagna e Stati Uniti, di tanto in tanto il confronto si riaccende anche sulla grande stampa, specialmente sull'onda emozionale suscitata da fatti di cronaca. Un caso assai simile a quello avvenuto nei giorni scorsi a Roma si era verificato a marzo in Inghilterra, quando il calciatore del Bolton, Fabrice Muamba, si è accasciato durante la finale di Coppa d'Inghilterra contro il Tottenham a Londra ed è rimasto morto per 78 minuti, 48 interminabili minuti di vani tentativi per rianimarlo sul campo, più altri 30 in ospedale. Alla fine il campione ha reagito alle scariche del defibrillatore ed è tornato alla vita. Gli echi delle polemiche divampate su un blog che riunisce medici locali filtrano oggi in Italia, assieme ad altre preziose notizie sull'argomento, grazie al lavoro di Rocco Maruotti, per anni chirurgo a Pittsburgh e da tempo a Milano. Noi sappiamo che questo Rocco Maruotti ha sostenuto una battaglia fortissima in questo senso, ha scritto più di un libro dove dimostra tutti quelli che gli sono rinati sotto il naso e che invece avrebbero voluto i suoi colleghi espiantare. E se lo espiantavano come NHBD, non Heart Breathing Donor, con i protocolli Denver e Pittsburgh, dopo 3-5 minuti, perché aveva una donor card? Cioè, tu hai la donor card che sì, corrisponderebbe sì, a questo... L'idea è la liberatoria. Sì, ma sì, la donor card è una donor card che è tutt'altra cosa ufficiale di questo falso qui. La donor card comunque devi comunque dimostrare che l'hai voluto fare e te la porti dietro. Intenzionalmente, esattamente. E devi essere registrato nei protocolli nazionali o se vuoi anche internazionali e devi registrato con dei terminali che arrivano proprio alle sedi
ospedaliere dove abitualmente si fanno i trapianti, e i trapiantisti vanno lì a vedere se la donor card ce l'ha o non ce l'ha, non come adesso che uno va lì, capito, se sei giovane ti espianto di andare a vedere che cazzo c'è scritto qui, tanto non vale niente. Ma queste cose un tale che si chiama, che è stato anche onorevole, volevano farlo anche Presidente della Repubblica, questo tale queste cose nemmeno le capisce, tanto è intelligente e tanto è un uomo di giustizia. Non te lo ricordi oppure fai finta di non ricordartelo? Lo volevano fare Presidente della Repubblica. Prodotà. Lo dico io, dai. A fronte di una, un delinquente. Delinquente vero. Di una informazione chiesta in un convegno dove lui teneva una conferenza, disse: no, questo è validissimo, c'è tanto vero che la porto dietro sempre anch'io. Questo è, sono quelli che insegnano giustizia alle pagine di Repubblica. Capito? Che troppo. Presidente della Repubblica, no? Questo non lo sapevo. I grillini. Però quando i grillini probabilmente hanno ma i grillini sono dei poveri dementi che non sanno praticamente nulla. No, lo volevano fare, hanno fatto marcia indietro si sono resi conto. E certo. Che l'intelligenza brillantissima. Intanto il signor Grillo l'aveva proposto. Certo. Chissà com'è. No. Tra 60 milioni di persone ha proposto lui. Un momento. Che ne sapeva Grillo? Sei informato. Come Alfano? Che ne sapeva Alfano? No, Alfano non ne sapeva niente. Ma pure Grillo. Però Grillo, no, non è detto che Grillo sapesse che fosse un cretino. Fatti servire l'orazio. Ma Grillo non poteva sapere che fosse un cretino. Era un raccomandato politico, ma non... questo invece è cretino, prima ancora che raccomandato politico. E quindi... è colluso. Ma colluso ti pare. No, era quello che si era inventato la privacy. Sì. Allora spiegami questo qui, dov'è la privacy qui, imbecille? Imbecille! Andiamo avanti. Per anni chiudo e da tempo a Milano, e se lo spiantavano, eccetera, eccetera, eccetera. Pito dopo 3-5 minuti, ha affermato sul blog un anestesista a proposito di Muamba. Dice, se lo spiantavano subito, visto che aveva una donor card. E un altro, non firmate mai donazioni, non accettate donor card, questo è un anestesista che sa cosa succede quando strappano gli organi, capito? Certo. Ma qui c'è scritto, vi hanno forse donato la casa, l'elettricità, il gas, la sorella, la figlia o altro? E perché volete donare un vostro parente ancora vivo e quindi ucciderlo? O questo non lo dice il primo che viene. E togliergli comunque qualunque possibilità di qualunque genere, in ogni caso, pure se fosse morto. Questo non esiste. The undead. Questo però è solo il punto di partenza. Perché negli Stati Uniti rimbalzano notizie su un libro dal titolo shock, The Undead, i non morti. Uscito negli Stati Uniti da Pantheon Books, a marzo 2012 e da noi pressoché sconosciuto. Marzo 2012, siamo a luglio 2013, di qui non se ne parla. Così lo presenta l'editore. Questo libro spiega perché anche con gli strumenti della tecnologia avanzata, ciò che noi pensiamo della vita e della morte, sulla coscienza e la non coscienza, non è esattamente chiaro. E come questo problema sia stato ulteriormente complicato dal business del prelievo di organi. Scrittore e giornalista, a lungo direttore della rivista Science Digest, l'ultimo venuto, una sorta di Bibbia del settore, Dick Teresi firma un libro capace di parlare ad un pubblico vastissimo, cui spiega come la determinazione della morte sia oggi diventata più complicata che mai. Ma allora, mascalzoni delinquenti, voi siete andati avanti, per anni vi siete inventati il concetto di morte cerebrale, mascalzoni, assassini delinquenti, vi abbiamo detto 100.000 volte, io mi ricordo i convegni che noi facevamo 15-20 anni fa, dove arrivavano dei poveracci veramente i quali facevano la sceneggiata, cioè, anch'io ho diritto di vivere, cazzarola, tu avrai il diritto di vivere, ma non a danno dell'altro, ma avrai diritto non ammazzando l'altro, è chiaro, è ovvio, no?
erano delle cose incredibili, delle sceneggiate da non pensare. Quindi oggi ancora, grazie alle tecnologie che aumentano e migliorano sempre, sarà sempre più difficile stabilire se uno è vivo e morto, ma è sempre più facile tenere in vita delle persone falsamente giudicate per morte, certamente. Perché loro vogliono gente viva da trapiantare. Il solito discorso dello strumento che è sempre bilame, sempre bifronte. Esattamente. Già, no, è sempre bifronte. Esatto. Il problema, qualunque problema, è sempre bifronte. Quando è che si sono inventati la morte cerebrale? Quando potevano trapiantare il cuore. E quando è che puoi trapiantare il cuore? Quello il cuore è ancora vivo, se no non lo trapianti. Al centro, l'inafferrabile concetto di morte cerebrale. Qui illustrato attraverso interviste ad esperti, lavoratori di hospice e pompe funebri. Specialisti del coma e persone che dal coma sono uscite, chirurghi dei trapianti e procacciatori di organi, anestesisti che studiano il dolore nei pazienti morti per legge e i medici che ne hanno salvato altri dal prelievo di organi. Ci stanno tutti. E ancora le voci di infermieri che si occupano di cadaveri a cuore battente in terapia intensiva, o quello di medici che si sentono surrettiziamente spinti a dichiarare pazienti morti invece di salvarli, e molti altri. La loro parole, un colpo al cuore. Nel libro c'è anche una breve storia di come si arrivasse alla determinazione della morte ai tempi degli antichi egizi e degli Incas, e via via fino al XXI secolo. Teresi attinge a scritti e teorie di scienziati famosi, medici e ricercatori, tra gli altri Jacques Benigne Winslow, Shervin Nuland, Harvey Cushing e Lynn Margulis, per rivelare come le teorie sulla morte e la morte stessa siano cambiati nel tempo. Con Ann Dead, ha scritto la stampa americana, Teresi ci induce a pensarci due volte prima di fidarci del metodo con cui la comunità scientifica decide quando qualcuno è morto. E qui vorrei fare una piccola deviazione. Posto che il Vangelo non sia stato inventato tutto e che un minimo di verità ci possa essere. Quale Vangelo? I Vangeli. Ma in generale? I Vangeli. Uno dei 500, insomma. Sì, sì. Quando si parla della morte di Cristo e della sua presunta resurrezione, ci sono stati fior di medici che, prendendo per buono che il Vangelo raccontasse una storia realmente avvenuta, hanno ipotizzato tante cose. Tra l'altro un grande medico italiano, morto 7-8 anni fa, veramente un grande anatomista, fisiologo, aveva ipotizzato, me lo disse personalmente, che questo cosiddetto aceto che avevano dato a Gesù poco prima che morisse, che no, c'è stato il romano che gli ha portato l'aceto, in realtà contenesse alcune sostanze per farlo addormentare, farlo sembrare morto. È molto probabile. Il tutto posto che fosse vero o non fosse vero, ma se anche il discorso è inventato, se il mito sussiste come mito, sta di fatto che anche nel mito può essere stato scritto qualcosa in relazione a eventi conosciuti da chi l'aveva identificato. Sì, ma anche in relazione a una miscela di acqua e aceto, che in realtà era una miscela di aceto e altre sostanze che facilmente... No, ma in relazione anche se l'evento non sia stato vero, ma chi ha raccontato questo evento che sia stato spettatore di eventi analoghi. Esattamente, ecco. Esattamente, bravissimo. Dove appunto in aceto si sciolgono molto bene dei composti oppiacei, dove praticamente a quel punto tu puoi fare quello che ti pare. Questo sembra che sia morto, no? E in realtà è vivo, lo pigliano, lo porta via e poi risulta che è risorto. Però anche lì bisogna stare molto attenti a quello che un si un po' dice. La storia di Giulietta e Romeo, insomma. Certamente, solo che lì si ammazzano. Sì, vabbè, però il fatto era analogo, lei non era morta. È pure.
come quello lì che diceva, e il poverin che non se ne era accorto andava combattendo ed era morto. Andiamo avanti. Però perché Teresi ci induce a pensarci due volte prima di fidarci del metodo con cui la comunità scientifica decide quando qualcuno è morto. Oh, queste sono delle considerazioni talmente importanti perché, come dicevo, chi decide su un morto espiantabile è quel ristretto gruppo di persone che sono chiamati in teoria a decidere se uno è vivo o è morto e fanno parte di un ristretto gruppo di medici che fanno parte di un gruppo che deve decidere di queste cose. Va da sé che siccome i medici decidono di tutto e il contrario di tutto, se questa persona da espiantare contiene un organo utile a qualche amico o qualche amico il dottor Balanzone, ecco, dottor Balanzone. Cioè, appunto, a quel punto che dice tutto il contrario di tutto. Sono tutti disposti a dire che sì, è morto, proprio l'ho visto io, ha tirato l'ultimo respiro. Poi tagliamo un po', ma andiamo a leggere altre cose. Ecco cosa si legge in un articolo del Daily Mail di qualche mese fa. Se saranno adottate le nuove norme in materia per espiantare gli organi da trapiantare, subito dopo che il cuore ha smesso di battere, i chirurghi non dovranno più aspettare per assicurarsi che il battito non risponda. Allora, qui questi delinquenti assassini sono andati oltre. Invece di porre il problema e dire aspettiamo almeno un giorno, no, dice non aspettiamo nemmeno quei minuti che servono, perché hanno bisogno di lucrare sui poveracci, sui disgraziati, su chi non si può difendere. Attualmente viene spiegato, questi casi i medici prima di espiantare sono tenuti ad attendere un tempo non inferiore ai 2 minuti. Per assicurarsi che non vi sia una ripresa spontanea del battito. Con le nuove norme non sarà più così, ma i più critici temono che d'ora in poi i pazienti gravi vengano visti più che altro come banche di organi e tessuti. È vero, la legge è stata fatta da quelli che vogliono avere queste banche di organi e tessuti. Ma li vediamo anche nei filmati, ci sono tanti film gialli parte, che vengono dall'America. Bisogna sempre vedere a cui, come si dice, a chi serve. Allora, gli perché ospedali guadagnano. Al proletario che se c'ha un lavoro alla Fiat, pure se c'ha un enfisema polmonare o un qualunque altra malattia che deve sostituire l'organo, non c'ha però i soldi per pagarlo e quindi lui sicuramente non può farlo. È chiaro. Poi ci sono i viaggi della cosa. La speranza. I viaggi della speranza. Vanno dappertutto, soprattutto in Israele. In Israele ci sono degli ospedali molto organizzati e soprattutto arrivano sempre questi organi. Perché partono dai serbi del Kosovo. Avete visto che di recente ma c'hanno le riserve lì dietro casa? Esattamente, certo. Che c'hanno bisogno del Kosovo? Vanno anche nel Kosovo. E c'erano arrestato, mi pare che sia stato arrestato in Italia. Sì, negli Stati Uniti, quell'israeliano trafficante di organi. Un rischio che potrebbe restare almeno fino a quando avverte un medico sul blog dei chirurghi americani l'avanzare dei rilievi scientifici sul cervello non dimostrerà che finora sono stati commessi abusi di incommensurabile portata. E chiamali abusi. E cominceranno a piovere le richieste di risarcimento danni. Questo è il problema per loro. Tanto questa gente, i familiari di gente espiantata, che si rendono conto che gli hanno rubato la vita del parente, del figlio, del nipote, del genitore, chiederanno i soldi e sarà una tragedia per loro signori. E tutti gli incassi che hanno fatto in questi ultimi anni andranno tutti a vuoto, a meno che non facciano delle particolari assicurazioni. D'altronde, diciamocelo tra di noi, chi gestisce l'assicurazione sono sempre dei loro. Altra segnalazione raccolta da Rocco Maruotti, che dedica la sua vita a scandagliare questo labile tremendo confine.
la valle dell'obiezione. Non andiamo avanti, o comunque c'è l'articolo finale che riporta le rivelazioni dello Spiegel, nota rivista, Spiegel vuol dire specchio, nota rivista, notissima rivista, che equivale a Panorama in Italia. Il sistema sanitario tedesco, scrive il quotidiano, è molto rispettato in tutto il mondo, ma lo scandalo montante sulle frodi nel trapianto di organi ha scatenato un acceso dibattito sull'etica sanitaria nel paese. Alcuni medici, infatti, sono sospettati di aver interferito coi risultati delle analisi dei loro pazienti per spingerli in cima nella lista dei trapianti, e il meno che possa capitare, facendoli apparire più gravi di quanto fossero e consentendo loro di scavalcare le liste d'attesa. È una pratica che in Italia, soprattutto a Roma, avviene sistematicamente. Una manipolazione che, secondo gli inquirenti, ora al lavoro su questo caso, andava avanti da anni, tanto a Göttingen quanto a Ratisbona, ed aveva fatto registrare nei rispettivi nosocomi picchi inspiegabili di trapianti. E con questo direi che per il momento, riservandoci in ogni caso di continuare a parlare su questa cosa, perché abbiamo i documenti, cari signori, perché voi siete dei falsari, questo è un documento, ad esempio, che dimostra in maniera chiara che vi siete inventati tutto per quanto riguarda la mucca pazza, è tutto qui. Questo è un libro di ben 310 pagine, tutto inventato. Ultima cosa, vi siete inventato una malattia falsa per poter dare psicofarmaci ai bambini. Eccolo qui, laddove c'è una psichiatra, una psicologa che spiega come dovrebbero essere curati questi bambini iperattivi. Basterebbe fargli fare un po' di sport e non fargli vedere la notte la televisione, capito? Invece di dargli il Ritalin. Devi far stancare i bambini, certo. Quando sono stanchi crollano in 10 secondi. Esattamente, loro vogliono vendere il Ritalin, capito? Bene, con questo concludiamo per questa prima parte.